Quando Pirandello morì, trovarono un foglietto con su scritto «Mie ultime volontà». Pirandello voleva essere cremato e poi le sue ceneri messe in un vaso greco di loro proprietà, fosse portato ad Agrigento e le sue ceneri fossero buttate, diciamo, nel gran mare africano, così lui scrisse quello che stava davanti casa sua, oppure sepolte nella terra ai piedi del grande pino che sorgeva lì sulla collina della sua casa. E i figli riescono a farlo cremare, mettono le ceneri in questo vaso e questo vaso va a finire al cimitero del Verano a Roma. Anni dopo, un gruppo di 5 universitari, tra i quali il sottoscritto, decidiamo che bisogna far tornare ste ceneri ad Agrigento. Allora ci vestiamo in divisa fascista, eravamo giovani fascisti, e chiediamo udienza al federale fascista di Agrigento, il quale ci riceve, dice: cosa volete ragazzi? Camerata federale, noi vorremmo che le ceneri di Pirandello, Pirandello, le ceneri, non pronunciate il nome di questo sporco antifascista. Il colloquio si chiude qui, saluta il Duce, a noi. Aspettammo che cadesse il fascismo. E nel 45 ci recammo, ormai giovani universitari, ci recammo dal prefetto democratico di Agrigento. Eccellenza, noi vorremmo che le ceneri di Pirandello da Roma... Lui ci lasciò parlare fino alla fine, poi disse: ragazzi, ma vi rendete conto che Pirandello è stato un grande fascista? Non se ne parla nemmeno. Ci porse la mano, noi gliela stringemmo e ce ne andammo. Poi nel 48 si fecero le prime elezioni e venne eletto un nostro quasi compaesano, il professor Gaspare Ambrosini. Forse il professor Ambrosini può aiutarci, pensammo. E allora gli scrivemmo una lettera. Spedimmo la lettera. Il professor Ambrosini si fece immediatamente in quattro. E infatti andò al Verano, ritrovò l'anfora con le ceneri di Pirandello, ebbe l'autorizzazione di portarsela a casa. Qui fece confezionare una scatola di legno per poterci tenere dentro l'anfora e farla viaggiare senza pericolo. Dopodiché riuscì nell'impresa di pigliare questa cassetta e mettersi in treno diretto a Palermo. Durante il viaggio ebbe necessità di andare a gabinetto. Quando tornò non trovò più la cassetta. Allora, disperato, si mise a cercarla e trovò. Scoprì che nello scompartimento successivo quattro signori avevano preso la cassetta, la tenevano sulle gambe e stavano giocando a 3-7 col morto. È proprio il caso di dirlo. Ci organizzammo per questo curioso funerale e la cosa bella è che non avevamo chiesto aiuto a nessuno, a nessuna autorità, e però la notizia si sparse e il grande piazzale della stazione alle 9 era gremito di gente, faceva impressione. Finalmente vedemmo arrivare la littorina di Ambrosini. Mentre stavamo scendendo, io venni fermato al commissario di pubblica sicurezza, che mi disse: questo funerale non si può fare, non si può fare così. Dico: ma perché? Perché il vescovo ha protestato col questore. Allora io dissi: ragazzi, fermi tutti, aspettate un momento, e corsi al vescovado ed ebbe un incontro col vescovo. Gli dissi: ora è assurdo interrompere
la cerimonia o quello che è. Lui disse: io non posso permettere che attraverso la città passi un'anfora con dentro c'è la cremazione, è proibita, non è, non è. E dissi, e allora ebbe un'idea pirandelliana, dissi, e se lo mettessimo dentro una bara? Lui ebbe un attimo d'esitazione, poi disse no, dentro una bara non ho nulla in contrario. Mi precipitai nell'unico coso, agenzia di pompe funebri che c'era, e disse, me l'affittate una bara? Mi guardarono perplessi, mi dissero, ma le casse da morto non si affittano. Dissi, spiegai loro di che cosa si trattava. Dissero, pronta, ne abbiamo una da bambini, guardi, quella lì. Mettemmo l'anfora dentro la bara e il corteo funebre attraversò la città fino al museo, dove venne l'anfora, venne messa tra altre anfore greche, però diceva una scritta contiene le ceneri di Pirandello, in attesa della seconda parte. Anni dopo fecero un concorso per un monumento e lo vinse lo scultore Mazzacurati, il quale prese un'enorme pietra della zona del caos, gli diede qualche colpo di scalpello, poi incise la maschera di Pirandello e nella parte posteriore di sta pietra praticò un grosso buco per impilarci il cilindro di rame con i resti. Quindi diciamo che la volontà di Pirandello di riposare ai piedi del pino in qualche modo venne esaudita. C'è la terza parte, cioè a dire, anni dopo, ripulendo le varie anfore, si accorgono che dentro quell'anfora che aveva contenuto le ceneri ci sono ancora ceneri. Decidono di portare anche questi resti di ceneri, di portarli nel luogo dove ci sono le altre. Il capomastro leva la pietra murata, estrae il cilindro. Mentre il capomastro fa questa operazione, il professor Zirretta estrae dalla tasca un giornale, lo apre, poi col ramoscello d'un albero fa così dentro l'anfora e le ceneri cadono sul giornale. A questo punto si rendono conto che quel pugno di ceneri non entra più nel cilindro e l'unica è, come voleva Pirandello, disperdere le ceneri davanti al gran mare africano. Il professor Zirretta prende il giornale così e si avvia verso il ciglio della collina, dice, oh gran mare Afre, e in questo preciso momento arriva una ventata, per cui il foglio di giornale con le ceneri va a finire in faccia al professor Zirretta, le ceneri si disperde, il professor Zirretta è costretto a sputacchiare un po' di ceneri, a spolverarsi, e questa è stata la conclusione dell'interramento delle ceneri.